abbiamo la necessità di ripartire dopo 2 anni di sospensione delle attività. E quindi è particolarmente complesso iniziare, anche perché rispetto al passato siamo anche un po' in ritardo. È necessario ripartire uniti, e sembra che il direttivo, anzi certamente il direttivo, è partito con questo spirito, con tanto entusiasmo e con un forte senso di unità e di coesione. Quindi speriamo che tutto possa andare per il verso giusto. Il Consiglio ha deciso di individuare le 3 donne nelle cariche importanti e significative. Ovviamente il Consiglio di amministrazione lavora, diciamo, è un lavoro di gruppo, quindi non è la carica di per sé soltanto a dare. Però ovviamente è chiaro che chi ricopre la carica ha delle responsabilità in più. E la scelta è ricaduta sulle 3 donne perché, oltre ad essere donne, che è senz'altro anche un dato importante, sono 3 persone molto valide, e quindi il Consiglio ha deciso di fare questa scelta. E quello che dico, abbiamo accettato questa sfida e quindi dobbiamo andare fino in fondo per poter raggiungere l'obiettivo, che certamente non è semplice. Noi infatti abbiamo deciso sabato di organizzare, poi nei prossimi giorni eventualmente chiariremo anche un poco come intendiamo procedere e daremo anche delle indicazioni più precise. Adesso abbiamo soltanto deciso di farla. È chiaro che è un problema il ritardo, però adesso soltanto siamo nelle condizioni di poter partire, perché fino a poco tempo fa c'erano delle incertezze su tutto, e quindi è chiaro che una manifestazione come questa non poteva avere un inizio con un'incertezza nella realizzabilità. E quindi adesso ancora ci sono delle incertezze, però riteniamo che sia fattibile, si sta organizzando tutto, quindi perché dovremmo avere problemi noi? Partendo dal presupposto che siamo a giugno, all'inizio decidiamo di partire a giugno, invece di solito partiamo molto prima.